digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti è partito già 2 anni fa e da 2 anni che ogni mese noi siamo qui davanti al Parlamento per dare, io direi, la dimensione politica al digiuno. E non siamo solo noi che digiuniamo, ci sono tante, per esempio, sorelle clarisse nei monasteri, ci sono tante persone nelle case che digiunano, sono altri gruppi in tutta Italia che si presentano davanti alla prefettura, ma è importante essere qui davanti al Parlamento perché è importante dare la dimensione politica di quello che si fa, non è tanto il digiunare quanto il fare giustizia, ed è qui siamo davanti a un mondo con un'immigrazione profondamente ingiusta e noi siamo qui per chiedere al nostro governo delle cose ben precise a questo livello. Noi siamo partiti col digiuno quando Salvini era ministro dell'interno e ha prodotto quello che io dichiaro razzismo di Stato. I 2 decreti sicurezza è puro razzismo di Stato, che davvero va contro i valori della Costituzione italiana. Noi siamo qui poi tutto per chiedere l'abolizione di quei decreti, devono essere aboliti. Sarebbe importante non soltanto il negativo no dei decreti, ma il positivo: dobbiamo andare verso una società, io lo chiamo un'umanità plurale, dove siamo capaci di accoglierci e trovarci ricchi gli uni con gli altri. C'è una politica che continua di praticamente trattenere le navi salvavite nei porti per delle ragioni futili, perché non vanno a salvare. Va contro uno dei diritti fondamentali umani, ma dove stiamo andando? È l'umanità che ci sta saltando. Ecco perché siamo così.